Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, il nuovo episodio della serie in sopravvivenza in Minecraft. Ciao! Buon venerdì a tutti, siamo alla fine della settimana e eh, vi auguro già un buon fine settimana, felice, ricco, divertente, riposante, così potete iniziare al meglio la prossima settimana se magari guardate il mio video di Minecraft. Mm, scherzavo. Comunque però comunque, cioè, scherzavo nel guardare il mio video di Minecraft. Non che iniziate bene una settimana, eh? Mi raccomando. Non a intendermi bene. Ho piazzato una torcia a caso? Sì, sicuramente. E allora, allora. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E la campanellina. Uh, poi, commentate, condividete, e lasciate un bel like per farmi capire che gli episodi. L'episodio più che altro e la serie vi piacciono? Allora, allora andiamo avanti con quello che ho realizzato, ovvero la farm di eh, Verruca del Nether. Uh, ho già farmato un po' e ho fatto questi mattoni con i quali ho ricoperto praticamente tutta la farm, almeno la parte eh, interna di là. E mentre nel pavimento qui l'ho fatto con i log scortecciati di legno cremisi che fanno uno strano suono al passaggio. Un po' particolare. Tra l'altro c'è un villager mercante da qualche parte che comincia a rompermi un po' le scatole. È arrivato non da molto. E deve essersi incastrato magari da qualche parte. Comunque, 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 mangiamo un pesciolino. Vi faccio vedere due cose al volo. Adesso, qui il design non è finito ovviamente. Devo ancora un po' sistemare qui. E fare eh, una parte di circuito. Qui dietro c'è cioè la scala che ci porta di sotto. Dopo ci andiamo senza problemi. Mentre qui abbiamo il circuito. Adesso mi permetto di spaccare. Tac. Ecco. Abbiamo il circuito di redstone che ci fa funzionare tutto, niente di complicato. Qua c'è l'acqua, tutto semplicissimo. Voglio farvi vedere anche questo. Poi ridurrò magari anche le torce, perché insomma sono anche queste. Tali lenses. sbaglio. Va bene. Ok, chiudo qui. E ho già funzionato perché ho già farmato. Ok, non... non è tutta piena. Adesso gli diamo il via. Vi faccio vedere più o meno come funziona. Tac, noi premiamo qui l'acqua. <coughs> Mi ufego! L'acqua arriva, porta giù i drop e poi passa al livello successivo. Adesso ve lo faccio vedere da qui e poi ritraggo anche l'acqua. Che vedete? Se adesso noi andiamo avanti qui. C'è l'acqua su tutti i livelli. Torniamo allora, su e chiudiamo l'acqua. E per il momento cade tutto a terra. Non ho ancora messo le tramogge o comunque un sistema che raccolga i drop per ora. E lo farò ehm, intanto. Mi premeva avere la, la farm funzionante. Poi, i drop posso anche andarmeli a prendere sotto. Poi, qui, grazie anche all'incantamento che ho sui piedini, Velocità delle anime 3. Eh, posso camminare velocemente e ripiantare tutte le verdure del Nether sui vari livelli. Adesso non mi ricordo quanti siano. Sono circa una decina di livelli, eh, che sono 20. No, aspetta sono 40 bloc 41 blocchi di distanza cioè di larghezza per 6 per 10 eh, quindi se qualcuno vuole fare i conti li faccia anzi ci provo mentre metto giù queste a farli al volo mentre sto parlando eh, quindi sarebbero 41 per 6 eh, 6 per 1 6 241 Se non sbaglio, per 10, 2410 Verruche a volta come minimo dovrebbero venire fuori. Se riempio tutto, sono cresciute al massimo. contando che molte volte le danno il doppio: probabile. Se ho fatto i conti più o meno giusti, sì. Beh, comunque, diciamo che la farm ne farmerà tanti. Devo stare attento ai piedini a non consumarli del tutto che si consumano no. e poi dopo andremo a adesso non sono tutti illuminati perché di solito sto con la torcia e posiziono però devo finire di illuminare e, e poi di posizionare adesso giungiamo sul fondo e al momento ne ho soltanto 55 vediamo un po' quanto avevo fatto ta 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 ta. un po' di torce che erano state posizionate male ho già riempito l'inventario eh, per non perdere i drop, facciamo una cosa di questo genere: Tac, e li mettiamo qui. così questi posso raccoglierli lo stesso, perfetto. Beh. Ah, sarebbe anche semplice perché l'acqua porta tutto in fondo di qua. Mi basterebbe mettere le tramogge soltanto qui sotto. E sarei apposta in effetti, va bene, lo farò! Lo farò. Allora, recuperiamo questa shulker e andiamo via da qui, Quindi, torniamo su e torniamo dal, ehm, dall'edificio che stiamo costruendo poi dopo ripeto passerò io con calma a piantarmi tutte le verruche magari non tutte in una volta sola perché è abbastanza noioso se sono veramente tante da piantare eh, ci vuole tantissimo tempo ed è noioso eh, però lo farò insomma mi serve come blocco va farmato e quindi lo faccio Alla. allora usciamo ho l'elitra a portata di mano sì, ho anche i razzetti sì e ovviamente fuori è buio sì, che bello allora ho lasciato il letto qui nel cantiere in teoria Vediamo se mi si fa dormire. Ok, mi sono comunque spaccato le gambe. Facciamo un bel pisonino. Veloce, veloce. Poi impostiamo un altro pezzo della costruzione, ok. Allora trasformiamo. Dov'è il blocco? Il manco da lavoro? L'ho messo via? Sì, l'avevo messo via. Trasformiamo tutte queste belle verruche, eh, no, aspetta. Vuoi vedere che ho fatto. No, ok, ok. Pensavo di aver fatto una. Ca... una stupidata. Un blocco di perruca del Nether per un attimo. Eh, eh, invece. Giusto. Cioè, guardate. Con tutto quello che abbiamo farmato, guardate quanti pochi blocchi sono venuti fuori. Mi sa. No, aspetta, con cosa gli ho fatto i blocchi di macchine rossi? Sempre con le perruche però facendoli in un'altra maniera. Con i blocchi. Vabbè, non importa. <ride> E abbiamo fatto 4 stack più o meno con tutto quello che abbiamo formato lì. Ci vorrà un bel po'. Allora, togliamoci la le lettera questi via, la le lettera uh. Pietrisco, dove cavolo l'ho messo? Eccolo qua, Pietrisco. Ci sono già delle scale della roba di Pietrisco. No. no. facciamo un po' di scale di Pietrisco, va, via, uno stack Va bene. E andiamo a impostare il lavoro, così poi posso portarlo avanti off camera senza problemi. Allora, questa che è la facciata davanti va fatta in questa maniera qui. Allora, eh, abbiamo un blocco, aspettate che devo ripigliarmi, intanto un blocco così, anzi parto da qui perché questo qua dopo è quello che va direttamente su e mi è più semplice e congeniale quindi questo è quello sul lato di là aspettate un attimo eh. dovrebbe fare uno, due lì quindi scala sca scala di là dalla parte opposta scala due blocchi poi scala scala blocco Ok, quindi adesso si sale. Questo qua compreso è di 11, quindi qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 12 per la chiusura. Qui abbiamo la scala, blocco, blocco. E qui andiamo a fare tutto di blocchi così. Là. Uh, scendiamo giù. Ah, io qua andiamo a filare ci arrivo, ci arrivo, dici che ci arrivo, no non ci arrivo però se faccio così ci arrivo, Take. perfetto e ok, e... perfetto di qua l'avevo fatto tutto, non ne manca uno in teoria, esatto, ma scendo sull'albero che questa volta mi fa comodo e faccio questa struttura qui Adesso senza cadere, vedete? <coughs> Scale chiuso e eh, nella parte sul retro, quindi qui così, andiamo a mettere le verruche del nether tutte quante per riempire fin su. Ok, adesso faccio solo un pezzo, poi dopo mi occupo di fare tutto il resto. E tac, tac, ed è va fin su. Ma manca una cosa, ovvero le Aio. Ah, a quindi andiamo a prendercele così le comincio già a posizionare e faccio vedere anche l'altro lato di là entra ok va bene entriamo da qua Endrod, eccole qua perfetto allora, togliamo le torce mettiamo l'android mangia no volevo mangiare non posiziona le android ok la, la 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 perché sono venuto fuori quando potevo farlo da dentro che cioè ci sono gli scaffolding dovrei mettere gli scaffolding anche fuori decisamente sì allora allora eh, perché se no faccio un po' di casino non sono contento allora eccomi qua sull'albero queste le mettiamo tutte così quindi andiamo a riempire tutto lo spazio fin su così eh, per quanto riguarda l'ultimo pezzo ne viene fatto uno esattamente come questo ma semplicemente più corto ok per dare un po' di momento, insomma, verticalità. E anche da questo lato tac, Mettiamo le Endorod. Boh, ma vi faccio vedere il lato di qua che è praticamente identico. Se dobbiamo dirla tutta, ehm, permesso, così quasi, quasi lo lascio aperto. Vabbè, non importa, allora, tac. perché anche il lato di qua è qua praticamente uguale non cadermi di sotto per carità del signore allora abbiamo anche qui eh, sono un blocco sotto poi facciamo tutto fino in fondo adesso devo un attimo vedere le, le dimensioni perché siamo più o meno con le scorse misure quindi andrebbe a io, non rompermi le scatole. 1 2 1 2 qua due con le scale 2 ancora scale 2 da scale 2 ancora, ancora scale e ok, perfetto. Perfetto. Quindi questo va riempito così. Questo va rifollato anche questo in questa maniera qua. Tac. Eh, quanto siamo in altezza qui che devo fare? Eh, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Anche questo giustamente. Quindi spacchiamo questo e facciamo i punti. Fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok. L'unica differenza con la... Parte davanti è che qui noi invece mettiamo le scale al contrario quindi eh, dovrebbe venire una cosa di questo genere togliamo questa scala adesso che precipita di sotto ma non importa uh, sto per precipitare anch'io e così è un blocco eh, di spazio poi apro anche qui questo va avanti qui di nuovo si aprono le scale, qui si va su. E come per gli altri, come per il fronte, anche qui andremo a riempire tutto quanto di verruche. Ah, io sono precipitato un po' male. Ha riempito tutto quanto di verruche. Ok, eh, ok. Tac, e... Allo stesso modo andiamo a mettere le endrod per illuminare. Adesso mi tocca andare fin su e poi precipitare giù di qua. Ah, io lanciarmi sull'albero. Ok, vabbè. E anche qui andremo a mettere tutte le endrod per fissare e riempire tutto. Va bene. Ragazzi, per questo video e per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio. Ciao! Buon fine settimana!